qui a Mondragone, grazie anche all'amico Paolo Conte che rivedo con grande piacere. Ringrazio anche l'amico Raffaello Pero che ci conosciamo da tanti anni. Ringrazio tutti quanti voi per questa bella partecipazione. Ringrazio le forze dell'ordine che sono qui presenti per tutelare la nostra sicurezza. Io voglio subito chiarire che non potrei mai e poi mai nutrire alcun pregiudizio né nei confronti degli immigrati né nei confronti dei musulmani come persone. Io sono un ex immigrato in Italia, così come sono stato musulmano per 56 anni. Era un contesto completamente diverso, quello dell'Italia del 1972, quando vi arrivai, e avevo 20 anni all'epoca. Vi arrivai a bordo di un aereo dell'Alitalia, con un regolare passaporto, con una borsa di studio concessami dal governo italiano per aver superato con il massimo dei voti l'esame della maturità scientifica italiana conseguita all'Istituto Salesiano Don Bosco al Cairo, dove io complessivamente sono stato per 8 anni in collegio e precedentemente ancora per 6 anni ero stato presso le suore Combognane, sempre al Cairo, e questo mi ha consentito sin da bambino di conoscere bene sia la lingua, la cultura, ma complessivamente il mondo dell'Italia, dell'Europa, e di poterlo mettere a confronto con il mio mondo di origine, quello egiziano, arabo, islamico. E il fatto di essere stato musulmano per 56 anni ugualmente mi porta a distinguere sempre tra la dimensione della persona e la dimensione della religione, e ho sempre detto e sempre dirò che le persone vanno sempre rispettate a prescindere da qualsiasi considerazione, perché siamo tutti depositari di valori inalienabili alla vita, alla dignità, alla libertà, e le persone vanno valutate singolarmente sulla base delle loro azioni. Il nostro Stato di diritto si fonda sulla responsabilità individuale, ognuno risponde dei propri atti, e questo deve valere per tutti quelli che condividono questo nostro spazio, che non è solo fisico ma è anche giuridico. Quindi il problema non si pone mai, dal mio punto di vista, nei confronti delle persone, ma nei confronti di idee, nei confronti di ideologie, nei confronti di religioni. Il nostro problema oggi non è che abbiamo un atteggiamento pregiudizialmente critico negativo nei confronti di talune persone. Il nostro problema è che siamo vittime di ideologie che stanno scardinando la nostra civiltà, sia quando si tratta di immigrazionismo, quindi di fatto l'eliminazione delle frontiere e l'avvento illimitato e incondizionato di centinaia di migliaia di giovani che provengono dall'Africa, dall'Asia e dal Medio Oriente, in un contesto che non è quello dell'accoglienza regolamentata e dove abbiamo a che fare con una strategia che è a monte di questo fenomeno, perché non è sicuramente un esodo ascrivibile ad una contingenza che, esplodendo all'improvviso, determina questo esodo epocale. Le guerre e la povertà in Africa, in Asia, in Medio Oriente ci sono sempre state, non è un fatto che, esplodendo all'improvviso, determina una sorta di migrazione pari a quella degli uccelli. Siamo di fronte ad una strategia che è deliberata, è pianificata ed è da noi finanziata, ed è una strategia che non corrisponde al bene
né dei giovani che vengono qui, né della popolazione.